Venditalia 2022 continua. Siamo allo stand di Gruppo Celli e ci troviamo in compagnia del responsabile Vendite Italia, Sandro Pireddu. Sandro, benvenuto. Grazie a voi e benvenuti anche a voi, perché ci si rivede dopo parecchi anni in fiera e questo per noi è un grandissimo giorno, perché ritorniamo finalmente a incontrare i nostri partners e tutti i nostri clienti, non solo abituali ma anche quelli potenziali. Sono 4 anni e sono 4 anni che alle nostre spalle fa capolino la macchina per la distribuzione dell'acqua automatica di Gruppo Celli nella versione 2.0. Esatto, 4.0. Veniamo qui in fiera con una gamma completamente allargata, quindi un restyling dell'acqua Alma Point, ma soprattutto un prolungamento assortimentale con delle novità importanti per quanto riguarda la Niagara e l'I-Class, che proponiamo in quella che abbiamo voluto chiamare linea Evo, una linea 4.0, quindi completamente digitale e quindi grande opportunità per gli operatori del mondo vending, che chiaramente avranno la possibilità di lavorare in un mercato nuovo con macchine connesse. Ecco, io erroneamente ho detto 2.0 perché intendevo dire nella seconda versione. In realtà, con la versione che ormai si è altamente evoluta, si possono fare un mucchio di cose in più rispetto a quella che avevamo presentato ormai 4 anni fa. Facciamo un breve riepilogo delle principali funzioni adatte proprio a coloro che desiderano acquistarla per poi inserirla in uffici, comunità di vario tipo e così via, proprio come una macchina vending. Allora, non sono cambiati i concetti base, soprattutto per quanto riguarda i livelli di qualità di erogazione, ma per il mondo del vending abbiamo aggiunto tutti i principali sistemi di pagamento. Quindi questo diventa per noi un motivo di connessione importante con un canale che chiaramente ha bisogno di queste specifiche. Abbiamo anche aggiunto delle cose molto importanti lato sicurezza alimentare, quindi sistemi di sanificazione sempre più importanti e sempre più legati ad un mondo che chiaramente ha bisogno assoluto di tutelare chi va a fare refill con la propria borraccia. Avete presentato però anche altri modelli adatti a comunità, alla distribuzione semi-automatica. Quali sono? Sì, abbiamo l'I-Class Evo e la Niagara Evo, che chiaramente sono macchine molto più adatte a delle locazioni con una minore affluenza, e queste macchine seguono un po' il corso della Acqua Alma Point, cioè sono tutte macchine connesse, sono tutte macchine che possono trasmettere dati importanti non solo per quanto riguarda la parte tecnica, ma soprattutto dati che riguardano l'erogazione, utili poi per realizzare delle vere e proprie campagne di marketing. Sono ormai 3 giorni, oggi siamo al 3° giorno, che qualunque stand io vada a visitare per realizzare interviste, parlo con gli addetti ai lavori, mi spiegano quello che stanno realizzando e dico: Cribbio, ma il futuro è qui. Ma io penso che il presente siamo stati in grado negli anni scorsi di portarlo nel futuro. Il presente per noi era tutta quella parte digitale su cui abbiamo lavorato tantissimo e quella parte di connessione multicanale che oggi portiamo anche nel mondo vending. E noi dunque andremo a parlare ancora di Gruppo Celli, anche della nuova divisione che avete realizzato, tesa a commercializzare in tutto il mondo le vostre attrezzature, su vendingnews.it e naturalmente sulla rivista Vending News, il bimestrale della distribuzione automatica. Sandro, che dire, grazie, davvero grazie per il tuo contributo. Grazie a te e grazie a voi, e venite a trovarci allo stand, chiaramente.